fare mattuato, abbiamo detto non facciamolo in Italia, non avevamo voglia tutti quanti di fare un'esperienza all'estero, io in primis, virgolato, vi ho detto avevamo vinto Mind the Bridge. Vincendo Mind the Bridge nel 2007 ci avevano invitati ad andare a fare 2 settimane di roadshow in Silicon Valley, a San Francisco. Ed è stato bellissimo, è stata un'esperienza di cui ritorni e dici, ok, io voglio tornare in quei posti lì e viverci un pezzo di vita. E allora abbiamo detto, incorporiamo l'azienda negli Stati Uniti, e tanto farla qua, farla là, perché no? Allora io sono l'amministratore dell'azienda, sono partito, sono andato a San Francisco e lì ho iniziato a fare tutta una serie di attività per creare l'azienda, quindi è stato divertente perché tu arrivi e non sai niente, no? Che funzionerà, mi sento un'azienda. La prima cosa, sono arrivato e mi sono messo a leggere, perché l'avevo fatto un po' prima, a studiare un po' di cose come funziona incorporare un'azienda là. Poi abbiamo preso uno studio di avvocati che ci ha seguito nell'apertura dell'azienda, abbiamo incorporato l'azienda in Delaware. Bene, e c'era l'entità legale. Nel frattempo i ragazzi in Italia sviluppavano software e questo era aprile 2015 che abbiamo incorporato. Io sono andato là a febbraio, ci ho messo 2 mesi per capire da che parte stavo girando, ad aprile abbiamo incorporato. Le altre attività che io ho fatto là molto importanti sono state quelle di cercare un gruppo di advisor, quindi cercare delle persone molto interconnesse che supportassero il progetto, che piacesse e che fossero disposte fondamentalmente a presentarci altra gente. Che gente avevamo bisogno? Ma sicuramente avevamo bisogno di investitori, avevamo bisogno dei primi clienti e media, e visibilità sui media, su questa cosa nel momento in cui sarebbe stata pronta a essere lanciata. L'altra cosa che ho fatto là è stato fare un sacco di networking, che è un'attività che là fa proprio parte della vita dello startup. Cioè te lavori fino alle 6 di sera, le 6 stacchi e vai a farti dei grandi eventi, aperitivi, a conoscere altre startup che fanno cose nel tuo comparto, che ti possono presentare persone, che puoi scambiarti idee per migliorare il prodotto, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, fare una startup là, ma anche qua lavoro veramente a tempo pieno, proprio tutta la giornata, no? Dalle 8 di mattino a mezzanotte.